Vince, spiegami che state facendo qua a Maiene di Cassano. Allora, la prima cosa che abbiamo fatto, visto che ogni anno si arriva all'inizio della stagione estiva senza programmazione, quest'anno, anche se in ritardo, tutti gli operatori di Marina di Cassano, o almeno la gran parte, ha trovato un comune interesse cercando di mettere un attimino da parte quello che è l'interesse privatistico delle aziende e si è guardato a quello che serve realmente per far sì che Marina di Cassano possa decollare. Quindi si è trovata sinergia tra, tra la gran parte degli operatori, intesa con una gran parte di residenti, e automaticamente si è ricercato il dialogo con la pubblica amministrazione in maniera tale di agevolarla anche nelle decisioni. Perché come è successo per il passato, su varie iniziative che si sono fatte, automaticamente sempre per singole categorie, quindi quello che poteva andare bene per i residenti contrastava con quello che era l'interesse delle attività produttive o viceversa. Allora, visto e considerato che il borgo di Marina di Cassano ormai diventa sempre di più meta turistica e avendo avuto anche la certificazione della bandiera blu, che non solo parla di quello che è la qualità delle acque, ma parla anche di quelli che sono tutti i servizi che iniziano ad essere di una certa eccellenza, automaticamente per agevolare sempre di più sia diciamo, l'ospitalità ma anche la vivibilità, automaticamente stiamo cercando di coniugare l'interesse pubblico con l'interesse privato e con l'interesse di chi vuole semplicemente godere di Marina di Cassano. Nello specifico qualcuno ci chiede della ZTL, chiariamo questo punto. Nello specifico, siccome Marina di Cassano ha come sua prerogativa diciamo l'inaccessibilità, perché grazie a questa grande falesia che poi è diciamo l'attrattore principale, perché questo costone così frastagliato ha questa risonanza così nel mondo, automaticamente nello stesso tempo limita l'accesso, quindi la strada è faticosa, non avendo la doppia gareggiata, quindi è facile che non serve solo la confusione, ma basta che due macchine si incrociano che hanno difficoltà nella viabilità, automaticamente si è iniziati a ragionare per diluire quello che era l'accessibilità. Allora, visto che in questo momento senza una programmazione una chiusura drastica della spiaggia avrebbe rappresentato sia la sofferenza per le attività produttive, perché purtroppo se al cliente tu non lo hai edotto e non gli hai programmato la situazione, rischi di mettere in difficoltà e fargli cambiare rotta verso altre zone più agevoli. Considerato che in questo momento c'è una sola ascensore che collega la spiaggia, quindi il flusso che, di turisti o di avventori che siano, o di portisti o che siano o semplicemente balneari, o oggi visto che sta sempre crescendo questo fatto di come si dice, di collegamenti con le varie perle del golfo, vedi Capri, vedi cose, quindi questa crescita esponenziale dei transfert dei guzzi, automaticamente c'è sempre più presenza giù Marina di Cassano. Tenete presente, aggiungo a questo, quindi Marina di Cassano non è solo Marina di Cassano Piano di Sorrento, ma Marina di Cassano abbraccia anche l'altro comune che pure inizia a crescere come presenza, perché vedi lo stabilimento balneare Catavì, vedi il porto di Sant'Agnello, quindi porta un'altra grande presenza di turisti a Marina di Cassano. Allora, se tutto questo dovesse accedere tramite l'ascensore, quindi per analizzare drasticamente la spiaggia, significherebbe che con i tempi di salita e di discesa ci sarebbe un ritardo per l'accesso di almeno un'ora e mezza di fila. E chi può mai pensare di avere una disponibilità tale? Quindi l'accesso è limitato solamente alla capienza dei parcheggi? In questo momento. Capendo che l'amministrazione è sensibile a riqualificare e a rilanciare la vivibilità di Marina di Cassano, si è pensati in un momento reale, ormai dell'estate avviata, di cercare di fare una sintesi di quello che era la ZTL, quindi
si è trovato un dialogo con la pubblica amministrazione nella persona dell'assessore al ramo Pasquale Daniello, il quale ha capito, diciamo, le istanze che gli venivano fatte, che non erano semplicemente demagogie ma partivano da ragionamenti sensati, e automaticamente ha raccolto il discorso. E quindi la ZTL in questo momento è una diciamo una chiusura parziale della strada, perché visto che logicamente è stata data la sosta esclusiva, le soste pubbliche sono state rese esclusive per i residenti, automaticamente si consente dopo le 8 di sera di poter accedere a Marina di Cassano semplicemente per chi vuole andare ai parcheggi, perché scendere dalla spiaggia e pensare di trovare spazio dove parcheggiare purtroppo geograficamente non ci sta. Il messaggio che lanciamo è questo: Marina di Cassano si può scendere per chi vuole andare ai parcheggi. È sempre accessibile nella fascia oraria che va dalle 8 a mezzanotte. Automaticamente l'accessibilità è un attimino ridotta perché solo chi vuole accedere ai parcheggi. Chiarissimo. Quindi chiarissimo. Non c'è nessuna limitazione, tranne quella di poter di accedere con una velocità ridotta. Chiaramente, siamo in un centro urbano. Si accede in una zona limitata e quindi automaticamente si possono raggiungere i parcheggi tranquillamente, i quali quest'anno, differentemente dagli altri anni, sono aperti anche nelle ore serali. Genzo, siamo nella festa, la settimana di festa, il Borgo di Marina di Cassano è in festa perché c'è la Madonna qui. Fate qualcosa in questi giorni voi? Questa sinergia che si è creata tra gli operatori e poi anche con la pubblica amministrazione ha fatto sì che anche se quest'anno la spiaggia vive un momento particolare, perché c'è stato un lutto che ha toccato una famiglia della spiaggia e quindi non c'era questa volontà di festa, ma in maniera molto limitata, per non far passare molto in sordina i festeggiamenti della Madonna, in sinergia con la pubblica amministrazione la sera dell'8 ci sarà un concertino di musica napoletana e ci saranno dei gonfiabili in maniera tale che chi viene a diciamo a salutare la Madonna avrà la possibilità di stazionare ed essere allegrato lungo la stradina di Marina di Cassano. Va bene Vincenzo, grazie, complimenti a Marina di Cassano, complimenti agli operatori che sta crescendo. Grazie.